Nessuno può entrare a palazzo senza un invito. Nessuno può entrare a palazzo senza un invito. Salute, Aloy. Sono noto come Marad l'Onesto. Prego, seguimi. Servi per un'importante consultazione. Che cosa intendi? Dov'è Erend? È dentro, con il Re Sole. Dove andremo noi, senza indugiare? Seguimi, prego. Tutta questa gente è qui per vedere il Re Sole? Sì, sono tutti venuti a chiedergli un favore. Poco piacevole, ma è politica. Il Re Sole è desideroso di incontrarti. La domatrice di macchine con un curioso occhio per il dettaglio. Intrigante. Non sono qui per intrigare te. Troppo tardi. Prima gli Oseram ricevono un trattamento speciale e ora anche gli stranieri del selvaggio avere. Il Re Sole per Roma. La donna sta inaccettabile. Io sono qui da dove questa nora arriva e salta la vita. Ignorali. I nobili sono come bambini che piangono se non ricevono una seconda porzione di dolce. Com'è il Re Sole? La cosa più importante è che non è come suo padre. Credo che lo riterrai un uomo ragionevole. Aloy dei Nora. Colei che vede l'invisibile. Benvenuta. Mi hai reso un servizio lodevole. Erend, dille cosa sai. Ho controllato la tomba di Ersa. Avevi ragione, Aloy. Il corpo non ha la cicatrice sotto il ginocchio destro. L'ho fatta io, Ersa. Da bambini, con una spada giocattolo. Se il corpo non è di Ersa, dobbiamo supporre che sia ancora viva. E non intendo abbandonarla. Sappiamo solo che è stata rapita. Non da chi. A questo penso io. Ersa ha un nemico fra gli Oseram. Un condottiero di nome Derval. Impossibile. Tutti i clan della conquista gli danno la caccia fin dalla liberazione. Dovrebbe essere morto a quest'ora. Nessun altro Oseram ha un motivo e l'ingenuità di attirare Ersa in trappola. Sono sicuro che lo troverete nascosto vicino al confine. Ho già inviato un agente a indagare. È in attesa di nostri ordini al mercato di Rupestria. Inviando truppe al confine provocherei gli Oseram. Ma e magari una nora eccezionalmente capace. Erend Marad, devo parlare da solo con lei. Detesto approfittarne dopo quello che hai fatto, ma questa faccenda è molto importante per me. Sembra che tu tenga molto a Ersa. Senza le sue avanguardie Oseram non sarei mai riuscito a liberare Meridiana e porre fine al brutale regno di mio padre. Da allora non è stato semplice mantenere la pace fra le tribù. Ma Ersa sa come far ragionare la sua gente. Per questo mi serve di nuovo al mio fianco. E subito. Chi è Derval di preciso? Per capire Derval, devi prima capire mio padre. Si credeva davvero un dio del sole. La sua mente era deviata. Credeva che i sacrifici di sangue risolvessero, beh, tutto. Per questo ha assalito le altre tribù, specialmente gli Oseram. Ma Derval ha risposto. Ha creato armi potenti e guidato la sua gente. Mio padre ha ricambiato con la più spietata crudeltà. Ha catturato sua moglie e sua figlia. Le ha sacrificate nel cerchio del sole. Allora, perché Derval ha pianificato tutto questo per rapire Ersa? Si sentiva tradito. Lei combatté al suo fianco finché non capì che voleva razziare Meridiana e uccidere la sua gente. Poi venne da me. Insieme lo fermammo e liberammo la città da mio padre. Da allora Derval pensa solo a vendicarsi contro gli Oseram che combatterono con lui. Ha così tanti nemici potenti che credevo fosse spacciato. Mi sbagliavo.
gli assassini dei Nora. Ho scoperto che sono una fazione dei Cargia delle Ombre chiamata Eclissi. Stanno riesumando armi antiche. Macchine che corrompono e controllano altre macchine. Vogliono usarle per colpire Meridiana. Quello che dici conferma i rapporti di Marad. Una cellula dei Cargia delle Ombre. Macchine corrotte a piede libero. Quando attaccheranno, lo sai? Non ne sono sicura. Cercheremo di essere pronti. Ma nel frattempo, Ersa resta la mia priorità. Ti prego, devo trovarla. Vorrei chiederti qualcosa sul dominio e sulla sua politica. Con piacere. Ti definiscono un dio del sole che ha ucciso suo padre per unire le tribù in armonia. Quanto c'è di vero? Dicono che puoi vedere l'invisibile, colpire una freccia a 50 passi e domare le macchine a prima vista. Quanto di questo è vero? Abbastanza, direi. Beh, mi piacerebbe unire le tribù in armonia, ma hai visto di quanti sudditi devo occuparmi prima? Forse più avanti. Però che palazzo il tuo. Da qui le persone in fondo alla messa sono minuscole. Non ti piace? Beh, ti confesso una cosa. Neanche a me. Ma serve pazienza. Non basta un'alba a cambiare le cose. Ma possono cambiare se la gente vive nei palazzi? Forse. Prima o poi. La gente come te mi aiuta a sperarlo. La tua politica sembra essere davvero complicata. Gli Oseram sono amici, ma anche nemici. Non avrei mai liberato Meridiana senza l'aiuto di Ersa e delle sue lame fiere Oseram. Molti di loro vivono qui. Ma gli Aldermanni dei clan Oseram della conquista sono invidiosi del suo successo. E così molti nobili Cargia. È una situazione instabile, specialmente dopo che mio padre ha tormentato gli Oseram per anni. Ersa mantiene la pace, promettendo un futuro di benefici reciproci. Ma alcuni, come Derval, non demordono mai. Cosa puoi dirmi dei Cargia delle Ombre? Cosa hanno a che fare con Ersa? Sono tutto ciò che resta del regime di mio padre, che resiste nella fortezza di Tramonto, a ovest. Come a lui, a loro importa solo il dominio. E cercano di attingere al potere del sole, versando sangue in suo nome. Ersa mi ha aiutato a sottrargli la città, rendendoli capri espiatori. Derval lo sapeva, ovviamente. E così ha agito. Devo andare ora. Lo so. Beh, dicono che non sia da re supplicare. Ma ti prego, trova Ersa per me. Chi lo dice? Marad, per esempio. Non esitare a parlare con lui o Erend, se hai altre domande. Non abbassare la guardia.